È un grande privilegio per me poter raccontare non solo la mia esperienza, ma condividere con voi la parola. Di solito, dici, ma proprio stasera dovevi fare diversamente. Di solito io prendo un brevissimo passo, tipo un verso, due, massimo cinque, ma proprio se piove a catinelle, sei, e poi predico 2 ore su quei sei, su quei sei versi, no? Infatti avevo pensato di quasi quasi aspetto sabato a predicare, che già c'è l'ambulanza con l'emostruttura, ma così chi ha bisogno di essere rianimato, no, perché 6 ore sono 6 ore. Questa volta invece sento di fare diversamente. Leggerò un lungo passo, almeno diciamo per quanto mi riguarda, un lungo passo, ma con l'aiuto del Signore, velocemente, voglio condividere con voi 4 cose dalle quali siamo stati liberati in Cristo. Sapete, a volte si legge e si rilegge, penso che chi legge da abbastanza tempo la parola di Dio sa di cosa parlo. Leggiamo la parola, ascoltiamo magari qualche predicazione, facciamo qualche studio privato, magari a scuola domenicale, esaminiamo un passo e ci sembra che tutto quello che quel passo aveva da dire ce l'ha detto. Quando arriviamo a rileggerlo nella nostra lettura quotidiana, sistematica della Bibbia, dice, ah sì, lo so, e lo leggiamo quasi come una sorta di, ah sì, lo so, no? Con quell'aria di sufficienza. E allora il Signore prende la nostra telecamera e la sposta. La sposta e ci fa vedere cose che prima non notavamo. Lo Spirito Santo è meraviglioso, riesce a fare questo in una maniera gloriosa. Ma è successo con questo passo. Strapredicato, straletto, strameditato. E un giorno il Signore ha dato un colpo alla telecamera, mi ha fatto vedere questo passo da un altro punto di vista e ho scorto delle cose che mi hanno consolato e voglio condividere anche con voi. Allora, Atti 17, dal verso 16 al verso 34. Non vi tagliate subito le vene, che adesso leggo veloce, anche con espressione, e adesso ci andiamo ad Atene insieme, cercherò di essere più ateniese possibile, in modo che non vi annoiate, ma la parola di Dio non ci annoia mai, io lo faccio sempre perché ho paura di annoiare. Atti 17, questa è l'acqua mia, sta nel contratto, me la bevo. E poi è gratis, diceva il fratello, giustamente. Cioè, il fratello che ha portato l'acqua ha detto: ma quando mai? Dopo si paga. Allora la metto qui e non la uso. Bene, allora avete tutti trovato Atti 17, leggiamo insieme. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si acerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. E frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici erano i due poli di una visione sulla vita. L'epicureo diceva: ah, la vita è bella, la dobbiamo godere, ci dobbiamo prendere tutte le soddisfazioni, dobbiamo fare tutte le esperienze, mangiamo perché tanto domani moriamo. E insomma è abbastanza diffusa questa filosofia. Poi c'erano gli stoici, dicevano: no, siamo nati per soffrire, dobbiamo soffrire, ci dobbiamo privare di ogni soddisfazione umana, dobbiamo essere, appunto, stoici, dobbiamo resistere, non dobbiamo avere passioni, dobbiamo essere come un pezzo di pietra. Diciamo, Milano e Napoli, la stessa cosa, più o meno. Spero che non ci siano milanesi qui, è solo un esempio, è giusto per. Quindi parlavo con questi, voi immaginate, no? Passare da uno, da un Bengodi a uno invece tutto bacchettone, eppure lui predicava a tutti. E conversavano con lui, alcuni dicevano: ma che dice questo ciarlatano? E altri: ma sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché, dice la Bibbia, annunciava Gesù e la resurrezione. Paolo aveva questo meraviglioso messaggio. Così, presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago. Io ho sempre detto Areopago, però qua, nella Bibbia qui ci hanno messo l'accento. Era tanto bello, Areopago, Areopago, Areopago tu, Areopago io. Cioè, invece
hanno messo questo accento Areopago, e mi tocca, mi devo dimenticare, come l'ho sempre detto per 30 anni, e lo devo dire così. E lo portano su nell'Areopago e dicono: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Perché ci fai sentire cose strane, noi vorremmo sapere che cosa vogliono dire queste cose. Ora, tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo. In che modo? Che a dire o ascoltare novità. Non esisteva la televisione, andavano in piazza e ciuciugliavano fra di loro. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, vedo che in ogni aspetto siete estremamente religiosi. Infatti, passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Bene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annunzio. L'Iddio che ha fatto il mondo, tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa, egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra e ha determinato le epoche assegnate ai confini della loro abitazione affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo, siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito e ne ha dato prova sicura a tutti, resuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano, altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dioniso, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. E questa è la cronaca di questa evangelizzazione che Paolo tiene ad Atene nell'Areopago. E se mi scapperà Areopago, perdonatemi, è tanti anni che lo dico così. Ora ci sarebbero tante cose da dire, ma io ho promesso un lungo passo, ma brevi riflessioni, quindi non posso andare oltre le 2 ore e mezza, mi dovete perdonare. Perché me ne andate? 4 cose, gli ateniesi non volevano sentire sulla resurrezione, perché loro dicevano che il corpo era la causa di tutti i mali, l'anima era pura, l'anima è buona, solo che poverina è chiusa dentro a questo involucro materiale pieno di istinti bestiali che gli impediscono di manifestare tutta la sua bontà, tutta la sua luminosità. Ah, quando uno muore finalmente si toglie la palla dal piede e vola verso le sfere celesti, finalmente può manifestare tutta la sua purezza. Questa era la teoria greca intorno all'anima. Per cui quando uno commetteva una nefandezza, diceva è pallina che si è mangiata, come quella pubblicità, no? È stata pallina, oppure si mangiava 1 chilo di zucchero, dice no, è stato scarafone. Ma scusa, ma se lo scarafone pesa 50 grammi, come se lo mangi 1 chilo di zucchero? Diceva la mamma. Quindi davano la colpa al corpo. E invece il messaggio dell'Evangelo ci dice: tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Gesù diceva che le cose che inquinano l'uomo non sono quelle che entrano nel corpo, non appartengono alla dinamica naturale del nostro corpo, che ci serve all'anima e allo spirito che la abitano per muoversi in questo mondo naturale, ma invece appartengono alla sfera spirituale e dal cuore che escono le cose che fanno la differenza tra una vita e l'altra. Ma gli ateniesi, che adoravano Dio senza conoscerlo, manco questo conoscevano. E lui predica l'Evangelo e annuncia Gesù. Quali sono dunque le 4 cose? Naturalmente,
Non voglio con questo esaurire il discorso sulle cose dalle quali Gesù ci ha liberato venendo nel mondo e soprattutto venendo ad abitare nei cuori di quelli che l'hanno accettato come Signore e Salvatore. Non è che voglio dire queste quattro cose, Gesù è venuto a fare quattro cose. Sto parlando delle quattro cose che troviamo sulla giacca. Forse fa, è meno rumoroso. Mi sembra di sì, sembra di sì. Questa è una cravatta napoletana, quindi un po', fa un po' di... adesso è molto meglio, Quindi la colpa non è del mixerista, ma la colpa è delle cravatte. Abbiamo scoperto un'altra cosa. La prima cosa dalla quale siamo stati liberati, naturalmente le quattro cose che questo passo ci fa rilevare, perché poi ha voglia cose che Dio ci ha liberato, ma sono in qualche modo quattro cardini che noi vogliamo, quattro pilastri che noi vogliamo considerare. La prima cosa è: ci ha liberato dalle tenebre e dall'ignoranza. L'Iddio che voi adorate senza conoscerlo. Sì, voi siete superstiziosi, siete estremamente religiosi, ma questo Dio che voi inseguite, che voi adorate, non lo conoscete. E io sono venuto ad annunciarvelo. Io sono venuto a predicarlo, gloria al nome del Signore. Vedete, nel verso 30 dice: Dio passando sopra i tempi dell'ignoranza. Gesù viene nel tuo cuore, si rivela la mia e la tua vita e mi libera e ci libera dall'ignoranza. Ma non che diventiamo professori di qualche materia che finisce in ologia, Non so. No, l'enologia no, l'enologia quella è meglio che la lasciamo stare. Non so, paleontologia, diventiamo professori di paleontologia, mineralogia, diventiamo professori, che ne so, ce ne stanno tante di materie, adesso non mi ricordo perché io mi sono resettata, ma sempre 62 anni c'ho. Quindi come dire, il colesterolo a volte non fa scendere la parola subito. Non è che noi diventiamo sapienti di una sapienza umana, non è che siamo liberati dall'ignoranza. Prima io non conoscevo il cinese, adesso Gesù è venuto nella mia vita e sono diventato un esperto di cinese. No, assolutamente. Ma si parla di quella ignoranza e di quella conoscenza dalla quale, nella quale veniamo introdotti, che riguarda la vera vita, le cose che veramente contano. La Bibbia dice che un giorno il cielo, la terra e tutte le opere che sono in esse, i razzi che vanno su Marte, le sonde, i grandi ritrovati tecnologici, i computer che utilizziamo, le reti, pensate a tutto quello che l'uomo può ideare, le connessioni telefoniche, guardate quante cose meravigliose Dio ha dato all'uomo l'intelligenza di realizzare. Tutto questo finirà, ma chi avrà avuto la vera conoscenza, a chi saranno stati aperti gli occhi, non sulla matematica, sulla trigonometria, ma su quello che Gesù è venuto a fare, chi ha ricevuto la vita per risorgere dai morti, aprire gli occhi e vedere la luce di Dio, conoscere le cose di Dio. Gesù diceva: questa è la vera vita, questa è la vita eterna, che conoscano me e colui, te, parlando del Padre, è colui che tu hai mandato. Gloria al nome del Signore, la vera conoscenza. Quando Gesù brilla, viene a brillare nei nostri cuori, quando noi sentiamo quella bussata e la voce di Gesù e gli apriamo la porta e lo facciamo entrare nel nostro cuore, noi risorgiamo dai morti, ritorniamo vivi spiritualmente e vediamo e impariamo e cominciamo a conoscere delle cose che ci erano totalmente strane. Dio è venuto a liberarti dall'ignoranza, dalla superstizione, dalla religiosità che forse serve per la vita, ma assolutamente non porta verso l'eternità. Non è meraviglioso? Gloria a Dio. Chi non dice amen, non gli pago la pizza stasera. È un trucco, naturalmente, perché non ho i soldi per pagare la pizza a tutti. La seconda cosa. Procedo veloce perché non voglio mantenere la mia promessa, anche se ho parecchi marinai in famiglia. Da che cosa libera il Signore? È arrivato un po' tardi, ma è arrivato. Si vede che anche loro hanno marinai in famiglia.
La seconda cosa che leggiamo in questo passo, al verso 31, è che Gesù è venuto non solo per liberarci dalle tenebre, dall'ignoranza e donarci la vita, apertura d'occhi, luce, vera conoscenza, ma ci libera dal giudizio. Dio ha fissato un giorno e quando Dio fissa un giorno non è che si dimentica, non è che cambia idea, non è che dice ma ci ho ripensato, no, no, no. Lui ha fissato un giorno per creare il cielo e la terra, ha fissato un giorno per la venuta di Gesù come Salvatore, ha fissato un giorno nel quale Gesù ritornerà per prendere tutti quelli che sperano in Lui, ha fissato un giorno nel quale cominceranno 1.000 anni di pace sulla terra e ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo. E tutto questo piano meraviglioso, piano piano, piano piano, questo rotolo si sta dipanando, questo piano si sta avverando. Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo per mezzo di un uomo che ha accreditato risuscitandolo dai morti, Cristo Gesù, uomo. Pensate, chi non lo incontra come Salvatore, comunque lo incontra, però come giudice. Dio ci ha liberato. Con la venuta di Gesù, mandando il suo figliolo, ci ha liberato da questo appuntamento terribile. Gesù ha fatto una promessa. E come direbbe zio Terry Peretti, mettilo nel tuo disco fisso. Scordati tutto quello che ho detto, cosa, il genere, ingresso libero, ma ricordati questo. Gesù ha detto, chi crede in me passa dalla morte alla vita, e questo parla della liberazione dalle tenebre, e non viene in giudizio. Perché non andiamo in giudizio? Perché tu vai in giudizio se c'è un sospeso da sistemare, se c'è un processo da fare. Ultimamente do una mano ogni tanto ai detenuti e li vedo proprio illuminarsi come delle lampadine da 1.000 watt. Quando parlo che Gesù, ci libera dalla condanna, loro lo sanno che cos'è una condanna. La chiamano il definitivo, perché in Italia si viene arrestati, poi bisogna aspettare il processo, poi questo processo a volte può essere ripetuto, poi finalmente dopo anni e anni che magari o mesi e mesi che stai in prigione, magari ti riconoscono, e questa è la cosa migliore, ti riconoscono innocente, vabbè, sei stato magari un annetto in galera ma senza niente, pazienza. Oppure ti danno la condanna definitiva. Allora abbiamo deciso che devi fare 5 anni. Uno già l'hai fatto, ti mancano 4 anni. Quindi quando parlo loro di Gesù che ha preso il nostro posto, gli faccio sempre questo esempio. Tu come ti chiami? Andrea. Andrea, quanto tempo ti chiami? Altri 3 anni. Ma se entrasse uno dalla porta a dire chi è Andrea? Sono io. Tu devi fare ancora 3 anni. No, non devi fare 3 anni. Esci fuori perché li faccio io al posto tuo. Loro si illuminano e comprendono. Gesù ha preso la loro condanna. Gesù ha preso la mia condanna, la tua condanna. E quindi, siccome il debito è pagato, non c'è giudizio, non c'è processo, è tutto già stabilito. La condanna è stata espiata. Gesù sulla croce è morto per espiare i miei e i tuoi peccati. Chi accetta Gesù è passato dalla morte alla vita e non viene in giudizio. Perché? Perché il problema della sua condanna è stato risolto alla croce. Noi per fede ci appropriamo di quello che Gesù ha fatto. Chi invece rifiuta Gesù non vedrà la vita, dice Gesù stesso nell'Evangelo di Giovanni, e l'ira di Dio rimane sopra di lui. Fino a che non fai entrare Gesù nel tuo cuore, l'ira di Dio rimane su di te, su di me. Ma nel momento in cui facciamo entrare Gesù nel nostro cuore, l'ira viene allontanata. Perché? Perché colui che ha subito l'ira di Dio su di sé al posto tuo è entrato nella nostra vita ed è in qualche maniera, come dire, il saldo della mia e della tua condanna. Dio ci libera dall'ira a venire in Cristo. Ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo, ma i figli suoi non sono giudicati. Non perché Dio fa figli e figliastri, no, perché c'è una grande differenza fra coloro che hanno tenuto Dio fuori dalla loro vita e coloro che invece si sono rifugiati in Lui e hanno accettato il mezzo che Lui ha provveduto.
È come se Dio dicesse, è come se Paolo dicesse, guardate, c'è un giorno in cui Dio ha fissato un giudizio, perciò vi dovete ravvedere. E perché mi devo ravvedere? Perché questo è l'unico modo per evitare di incorrere, di incappare in questo giudizio. Devo accettare, ravvedermi, devo rendermi conto che io sono un peccatore e questo, indipendentemente da quello che ho fatto, e questo, come dire, mi sottopone al giudizio di Dio. Però Dio mi ama, sa che io non scamperei a quel giudizio, sarei condannato inevitabilmente, sarei allontanato dalla sua presenza per tutta l'eternità. Ma Dio, prima che venga questo terribile giorno, ha mandato Gesù per dare una chance a tutti quelli che credono in Lui. Non è meraviglioso? Gloria a Dio. Pensa, Gesù mi ha liberato dall'ignoranza, mi ha liberato dal giudizio, mi ha liberato, e siamo al giro di boa, mi ha liberato dal qualunquismo. Vi ricordate prima di conoscere Gesù? Quando ne volevamo sapere, no di più, ma un po', del cielo, di Dio, quanti discorsi confusi. Ognuno ci aveva la sua idea, poi andavamo, come dire, da quelli che secondo noi ci avevano le carte in regola per spiegarcelo, parlavano e non capivano niente, almeno io. E a volte ho detto, ma forse sono io che sono napoletano, giustamente, sento parlare in italiano, non capisco. Ma poi invece ci siamo accorti che non è che non capivamo perché c'era una differenza di cultura, non capivamo perché quei discorsi erano come la polvere. Avete mai visto? Più cercate di addentrarvi e vedere che cosa si nasconde dietro una cortina di polvere, più vi bruciano gli occhi, più la polvere vi entra negli occhi, quegli occhi che vorrebbero vedere, vorrebbero scrutare, vorrebbero capire, vengono in qualche maniera ostacolati proprio dall'elemento nel quale voi state cercando. Questi discorsi nebulosi, dove ci sono tanti nomi, dove si parla e non si arriva mai a niente. Sì, ma che devo fare? Come quel carceriere a Filippi, che devo fare per essere salvato? Discorsi che non ti dicono che hai bisogno di salvezza. Sei già un figlio di Dio, devi fare il bravo. Sì, ma che significa? Devi fare il bravo, non devi dispiacere a Dio. Devi fare i fioretti. Allora tu pensi, dici, ma io volevo fare la sciabola, invece oggi fa un fioretto, ma non mi piace, a me mi piace una spada più, no, ma noi i fioretti di San Francesco, quindi mi devo battere con San Francesco a fioretto. Discorsi confusi, dove come dire, aleggiavano i personaggi più disparati, le leggende, le storie mezze bibliche, mezze tradizionali. Risultato, non abbiamo mai capito niente, almeno questa è stata la mia esperienza. Sono entrato sotto quella tenda 5 minuti e ho capito che ero perduto e che Gesù mi amava e aveva dato il suo figliolo per me. Gloria al nome del Signore. Guardate cosa dice, qual era il messaggio di Paolo e qual è il tuo e il mio messaggio, il messaggio della Chiesa. Egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, diceva uno stoico a un epicureo, no? Perché dici così? Perché annuncia un certo Gesù e la resurrezione. Era il messaggio di Paolo, un messaggio chiaro, non era né ambiguo, non era vacuo, non era polveroso, nebuloso, un messaggio preciso. Gloria a Dio, la mia e la tua vita esprimono un messaggio preciso da quando Gesù è entrato nel nostro cuore. Ma voi parlate sempre di Gesù, ma con tanti personaggi che ci sono nella Bibbia, ci sta Abramo, ci sta Isacco, ci sta Giacobbo, ci sta no, sì, è così, perché era un po' questi, alcuni recenti studi archeologici hanno dimostrato. Dove eravamo? Al messaggio preciso. Abbiamo un messaggio preciso. La gente dice, ma con tanti personaggi, appunto, c'è sta Elia, c'è sta Maria, c'è sta Paolo, Pietro, se vogliamo rimanere nel Nuovo Testamento, ma voi parlate sempre di Gesù. Ma la Bibbia dice che tutte queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo in Cristo, non nei 1000 personaggi che possono animare il mondo religioso, anche biblico, no?
credendo in Lui abbiate vita nel suo nome. Tu che vuoi? Una conoscenza mentale? Vuoi sapere il numero di scarpe di Mosè, i peli della barba di Aronne, o vuoi la vita? E allora la Bibbia ti dice che se tu vuoi la vita, tu devi guardare a una persona precisa. E quando parli agli altri, non gli devi parlare di religione. Sai, nella chiesa mia facciamo questo, facciamo quello, perché sai, la chiesa mia, Dio sia lodato per tutto quello che si fa nelle chiese, o che non si fa nelle chiese, grazie a Dio. No, sa, nella chiesa mia non ci stanno i mammuzzi, le cose, traduco, sarebbero le divinità scolpite dall'arte e dall'immaginazione umana, e non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento, a pietra scolpita, né dobbiamo baciare i piedi a una statua, né dobbiamo accendere la candela davanti a un quadro, a un dipinto, a un crocifisso. Dio è spirito. E quelli che l'adorano lo devono adorare in spirito e verità. Gloria al nome del Signore. Egli vuole un rapporto spirituale. Ecco perché hai bisogno e abbiamo avuto bisogno di nascere di nuovo. Il messaggio di chi è nato di nuovo è un messaggio preciso. Tu te ne accorgi subito. Chi ha fatto un'esperienza reale con Gesù e chi non l'ha fatta. Chi è ancora religioso, un simpatizzante, e chi invece ha ricevuto la nuova nascita. Ma perché ha inventato un apparecchio, il nuovo nascinometro, non so, lo infili in un orecchio, aspetta 2 minuti e sale l'ago, se va nel verde è salvato, se rimane nel rosso no, si sente da quello che gli argomenti che trattano. Se continui a sentire quei discorsi un po' evanescenti, nebulosi, polverosi, che girano, girano e non portano da nessuna parte, molto probabilmente o ti trovi in una persona che ancora non ha fatto un'esperienza, oppure ti trovi di fronte a una persona che non ha fatto ancora un'esperienza. Non c'è molto da scegliere. Quando invece vedi un credente, ta boffa capo Gesù, 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 Gesù. Naturalmente non sto parlando di chi si pesta un piede e fa Gesù, 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 Gesù. No, quella è un'altra cosa. Il messaggio della Chiesa è una persona, è un'opera meravigliosa. La persona di Gesù è l'opera meravigliosa della croce, che per altri è pazzia, o è una cosa secondaria, o è una delle tante cose belle che c'è nel mondo religioso. Ma per la Chiesa, per chi ha provato la potenza del nome di Gesù, la grandezza dell'opera della croce, è un messaggio insostituibile. Meglio stare zitti che parlare di altro. E ricordati, forse hai incontrato quella persona per la prima e ultima volta nella vita. Che cosa gli hai raccontato? Se n'è andato e che cosa ricorda dell'incontro? Che si possa ricordare di Gesù e della resurrezione, di Gesù e dell'opera meravigliosa che porta vita e vita eterna nei cuori di coloro che l'accettano con fede e con semplicità. Alleluia. Adesso dico la frase più bella che ogni studio, mia moglie dice: non lo dire perché tu sminuisci il ministero, ma tanto siamo in famiglia, lo sapete che io sono scherzoso. La frase più bella è, e per finire, è vero che è la più bella, dite la verità, su, non ci abbiamo nemmeno l'emoteca, dobbiamo stringere, perché sennò zia mai qualcuno si sente male, poi dici, ma come, io vengo, ti invito, sperando che il messaggio del Signore convinca i cuori e tu mi decimi la comunità, quindi facciamolo anche per Valerio. Se io fossi stato l'Apostolo Paolo, se io fossi stato l'Apostolo Paolo, avrei detto, dopo aver letto Atti, capitolo 17, bello, cioè proprio quello che è successo. Però fa una cosa, Luca, perché Luca ha scritto gli Atti, fa una cosa, è vero, te l'ha ispirato lo Spirito Santo, però non fa un piacere, Luca. Verso 34, cancelliamolo, non lo facciamo arrivare ai posteri. Perché giustamente Pietro ha predicato la Pentecoste, 3.000 convertiti, quello sì che è successo.
E invece qui io ho parlato, ho fareto un bel discorso, tutto l'Areopago, che mi sentivano gli epicurei, stoici, tutti che mi stavano ascoltando, e io dico: è fatta, mo questi si convincono, mo questi, sai, che tutti che applaudono, si convertono, li battezzo, poi il Signore manda il suo spirito, facciamo una filippesata pure qua. E invece la Bibbia dice: alcuni si unirono a lui. Certo, Dioniso, quello che aveva in gestione l'Areopago, una donna chiamata Damaris, qualche altro, 3, 4, insomma non si arrivava a una decina. Dai, cancellalo. Legge Pietro, dice: oh, guarda qua, ma... e questo è il grande teologo, questo è il grande evangelista. Dimmi, c'era avuto 3.000 convertiti, e questo ha parlato, o filosofo, l'epicureo, o stoico, 4 gatti si sono convertiti, modestamente, anche se sono un pescatore, fanno bene a baciarmi i piedi quelli che vengono a San Pietro. Paolo, allora Paolo dice: Luca, taglia, così non diciamo né quanti si sono convertiti, molti, perché poi sarebbe una bugia, però non è necessario dire che solo alcuni si sono convertiti dopo tutto questo spolmonamento che ho fatto, questo grande sfoggio di erudizione. Dio ci ha liberati dal falso concetto di successo. Non solo ci ha liberato dalle tenebre, ci ha liberato dal giudizio, gloria al nome del Signore, e ci ha liberato dal qualunquismo, ci ha dato un messaggio preciso, ma ci ha liberato pure da un certo concetto di successo. Le folle, un giorno disse a Gesù: ma che l'hai detto a quelli? Niente di me, se ne stanno andando tutti. E Gesù non disse: oh, correte, fate in modo che tornano indietro, vediamo un po' di accomodare il messaggio, forse sono stato un po' duro. Me ne volete andare pure voi? Perché a me non mi costa niente ricominciare da zero, io un altri 12 li trovo, tranquillo. Me ne volete andare pure voi? Anche a voi non vi sta bene la mia parola? Anche voi siete di quelli che non è la loro vita che deve entrare nella forma mostrata dalla parola, ma sono di quelli che vedono la loro vita e vogliono allargare un po' la parola qui e lì, in modo che c'entrano così come sono. Anche voi siete così? Andate, non potete andare, qual è il problema? Questo è il vero successo, fratelli e sorelle: predicare fedelmente la salvezza di Dio. Poi si convertono 3.000 persone, gloria a Dio, perché la gloria va al Signore. Se ne convertono solo 5 o 6, gloria a Dio, perché per un solo peccatore che si ravvede in cielo c'è festa, perché il sangue di Gesù prezioso è stato versato per ogni singola anima che si converte. Gloria al nome del Signore. Sono quelli, no, che pensano che tanti convertiti, gloria a Dio quando possiamo vedere tanti convertiti. Ma anche se Filippo, corri, vai sulla via deserta, signore, ma io qua sto in Samaria, c'è stato un grande risveglio, miracoli, cose. Intanto li sto facendo i miracoli, li fai tu, quindi anche se tu manchi, i miracoli ci saranno lo stesso, perché non è che li fai tu, Filippo. La cosa buona che devi fare, mi devi ubbidire. Se, che devo fare? Devi andare sulla via dritta. Ma perché? Lì c'è sta un altro enorme gruppo di persone da evangelizzare, anche lì c'è un bel risveglio a cui collaborare. No, c'è sta una persona etiope, pure etiope. Io non ho mai imparato l'etiope, che gli racconto? Non ti preoccupare, lui conosce la nostra lingua, è venuto, sta leggendo il profeta Isaia e non ci capisce niente. Vai. E Filippo lascia le folle, lascia i miracoli, lascia le potenti operazioni e corre. E non c'erano i treni, non ci stavano le limousine, non ci stavano gli aerei, se la fa a piedi Filippo. Però il Signore dopo lo prende, se lo trasporta. Corre, tutto trafelato, arriva, arriva, vede questo carro e lo Spirito di Dio dice: adesso accostati. E lì veramente c'è stata una persona sola, una. Sì, d'accordo, era il segretario della regina di Candace, il tesoriere, però voglio dire, era sempre una persona, signore, una persona. Ma come, io ho lasciato le folle, ho lasciato un grande risveglio a Samaria, tu mi mandi una persona. Filippo va felice di servire il Signore, perché questo è il successo.
servire fedelmente il Signore. Poi i risultati sono di un certo tipo, di un altro tipo. Gloria a Dio, gloria a Dio. Ma non lasciamoci contaminare da una strana idea di successo che c'è sempre stata nel mondo. E come dire, inevitabilmente rischia di contaminare anche la Chiesa del Signore. Io me ne accorgo quando mi fanno domande del tipo: ah, ci stanno i battesimi in questa Chiesa. Quanti ne sono? Quanti ne sono? Ma perché? Ma se è una persona, non è la stessa cosa se ne sono 20. Non è sempre una festa, non è sempre un'anima strappata da un'eternità di sofferenze e di tormenti. Non è un'anima che dà uno scopo pieno al sangue che Gesù ha versato sulla croce. E allora? Certo, è bello rallegrarsi che sono 20. Una persona. Ci siamo vinti noi una pizza, come faccio? No, neanche l'assaggiamo. Dice: ma suo fratello sembra pizza, va a fornire. Sono napoletano. Poi soprattutto se è margherita, io proprio. C'era il fratello Toppi che diceva, non so se l'hanno fatto, dice: quando muoio nella bara mettetemi un caffè, a me mettetemi una pizza margherita. Quindi, fratelli e sorelle, vogliamo ringraziare Dio che con la venuta di Gesù, mandandoci il suo figliolo, ci ha liberato da tante cose, ci ha liberato dall'ignoranza nella quale giacevamo, perché eravamo morti alle cose dello spirito. Dio ci ha resuscitati, ha aperto i nostri occhi e adesso stiamo conoscendo il vero. Gloria al nome del Signore. Ma non perché noi siamo speciali, ma perché Dio è speciale, ha fatto un'opera meravigliosa nella vita di noi tutti che abbiamo accettato Gesù. Siamo stati liberati dal giudizio. Sei stato liberato dal giudizio? Perché se non hai accettato Gesù come personale salvatore, dici: ma io frequento la Chiesa da un anno. Sì, ma la domanda non è da quanto tempo frequenti la Chiesa. Ho una Chiesa dove si predica la verità. Hai lasciato entrare Gesù, la verità, nel tuo cuore? Gli hai permesso di farti diventare una nuova creatura? Gli hai dato la possibilità di rassicurarti che non hai nulla da temere da questo giudizio il cui giorno è già stato fissato da Dio? Ti senti libero, gloria al nome del Signore, dalla condanna? Un figlio di Dio, una figlia di Dio, questo è importante. E se stasera tu non senti questo, è semplice, è semplice. Quando noi compriamo un'automobile, a me è successo 2-3 volte, un'automobile nuova, no, magari racimoliamo i soldi con tanto risparmiando, con sacrificio, poi andiamo, la prenotiamo, la paghiamo e poi stiamo vicino al telefono e aspettiamo la chiamata del concessionario: signor Bozzon, la macchina è arrivata. E stiamo lì, ma sul telefono non suona. Poi suona, è la suocera, suona, è l'Equitalia, no? Suona, indovinate chi è? Il call center della TIM. Mamma mia, ormai ti chiamano a pranzo, a cena, a colazione, in otto, di giorno. Uno va in coppa all'uno, ti chiamano, dice: senta, abbiamo un'offerta speciale per la luna. È una cosa incredibile. Poi finalmente arriva il giorno che trilla il telefono, tu alzi: signor Bozzon, la telefonata che aspettavi, riconosci la voce del concessionario, la sua nuova e fiammante Cubo Fiat che sua moglie ama tanto è arrivata. Tu che fai? Dice: vabbè, tenetela là, vengo fra un mese se non piove. Tu non neanche posi il telefono, scendi giù, come stai, ti metti un pantalone sul pigiama, vai di corsa con i documenti, con la ricevuta, non vedi l'ora di entrare nell'automobile, ma sentire il profumo di nuovo, che durerà pochissimo perché sei napoletano, però all'inizio, i primi giorni c'è, no? E voi, noi che siamo così, come dire, malvagi, quando arriva una cosa per la quale abbiamo speso tanti soldi e che aspettiamo, subito corriamo appena riceviamo la telefonata, se tu dici a Dio: Signore, ho capito che ho bisogno di te, perdonami, aiutami. Lui che ha speso non ha risparmiato la vita di Gesù Cristo. Che fa? Dice: no, aspetta,
non entro in possesso oggi della tua vita, entro nel tuo cuore un altro giorno. Ma quando mai? Noi che siamo noi, la macchina è una cubo, non è manco a dire che chissà che macchina è, non vediamo l'ora. E ti sembra che Dio ti faccia aspettare se tu sinceramente in questa sera gli dici: Signore, ho bisogno di te, io non sono pronto per il giudizio, io, Signore, la mia conoscenza è soltanto una conoscenza vaga, religiosa, Signore, io non c'ho chiaro il messaggio nella mia vita, ma in questa sera ho compreso che Gesù è il centro di tutto il tuo piano, che ricevendo Lui ricevo tutti i tesori meravigliosi che la tua grazia ha disposto per me. Signore, in questa sera semplicemente io apro il cuore a Gesù, lo sto sentendo bussare in questa sera, voglio aprire il mio cuore a Gesù, voglio che Lui entri e porti con la sua presenza quella vita, quel perdono, quella certezza che io so di non avere. Alleluia, tu lo sai, ogni cuore qui sa se abbiamo fatto o non abbiamo fatto questa esperienza e anche a che punto si trova, perché il Signore saggiamente ogni tanto ci fa l'esamino e dai voti che prendiamo vediamo quanto profitto abbiamo fatto, quanta strada abbiamo percorso con Lui. Se questa sera tu riconosci di non aver ricevuto queste liberazioni, non devi fare altro che alzare il telefono e dire: Dio, quel cuore per il quale tu hai pagato tanto, la vita del tuo figliolo, è pronto a riceverti. Vienitela a prendere. Vienitela a prendere. Tu pensi che Dio ti dirà: aspetta, domani, un altro giorno, la settimana che tras, ma c'ho da fare, mi sto prendendo il caffè. Perché avete visto in paradiso ci stanno proprio le macchine di caffè, San Pietro che fa. Ormai la Lavazza è arrivata dappertutto. Solo che lì la chiamano la pazza, perché tutti quelli che bevono il caffè escono di cervello. Se tu vuoi dare il tuo cuore a Gesù in questa sera, niente di più semplice. Gloria a Dio. Egli aspettava questo momento, aspettava che tu dicessi: Signore, perdonami. Tu dici che tutti si devono ravvedere in ogni luogo, anche qui a Torraccia, anche qui sotto questa tenda, anche qui, anche ora si devono ravvedere. Perché? Perché hai fissato un giorno e tu non vuoi giudicare, tu vuoi salvare, hai mandato il tuo figliolo perché noi lo possiamo incontrare come salvatore e non come giudice inflessibile. Alleluia, sta a te la decisione. Molti di noi hanno deciso e vanno avanti con l'aiuto di Dio per questa strada meravigliosa che hanno intrapreso. Chi ha fatto più strada, chi ne ha fatto un po' di meno, in questa sera tu puoi cominciare a camminare con Gesù insieme a noi e dire: Signore, aiutami. Vogliamo chinare il nostro capo? Alleluia, alleluia, gloria al nome del Signore. Com'è semplice. Vogliamo ringraziare Dio, noi che abbiamo accettato Gesù. Grazie, Signore, per le tue potenti liberazioni. E se tu non hai ancora deciso per Gesù, questa è la sera, questa è la sera. Devi solo dire al Signore: Signore, salvami, Signore, perdonami. Dio non vuole sacrifici da te, non vuole atti eroici, ma semplicemente vuole che tu gli apri il tuo cuore, che lo riconosci come Dio della tua vita, ti riconosci bisognoso, ti riconosci peccatore che ha bisogno di essere perdonato. Questo solo desidera Dio, che tu riconosci di essere peccatore, che Gesù è il rimedio, il suo rimedio per questa tua condizione. E Lui ti assicura nella sua parola che se accetti Gesù come personale salvatore ti darà una nuova vita, farà di te una persona nuova. Signore, ti vogliamo ringraziare con tutto il nostro cuore per la gioia che ci hai dato in questa sera di stare insieme intorno alla tua meravigliosa presenza, intorno alla tua parola. Grazie, Signore, perché Gesù ci è venuto a liberare, non è venuto a mettere pesi sulle nostre spalle, non è venuto ad accusarci dei nostri peccati, ma Egli si è caricato delle nostre lividure, dei nostri errori, li ha portati alla croce perché noi conoscessimo la gioia e la libertà dei figli di Dio. Benedici quanti, Signore,
abbiamo fatto questa esperienza di lasciare entrare Gesù nel nostro cuore e fa che ogni giorno della nostra vita possa, Signore, Lui comandare, essere il Signore della nostra vita, perché l'esperienza che abbiamo fatto con Lui continui ad essere un'esperienza reale, fattiva. Quanti, Signore, non hanno ancora fatto questa esperienza, ma desiderano farla. In quest'ora, Signore, rispondi alla loro preghiera, entra nel loro cuore e fai per loro quello che hai fatto per noi. Rendili delle nuove creature, delle persone libere, libere dalla superstizione, libere dal giudizio, libero dai falsi obiettivi che questo mondo mette avanti, proclamatori della persona meravigliosa di Gesù. Te lo chiediamo nel suo nome, amato e benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria al nome del Signore. T'adoriamo, Gesù.